Ma buon salve a tutti amici miei e bentornati sul mio canale, io sono FuraBintendo e oggi siamo tornati su WarioWare Gold per fare il nostro secondo episodio. Prima di iniziare però amici miei come sempre, sigla! Allora, in questo episodio siamo tornati su WarioWare Gold, in questo episodio faremo Jimmy. Esatto. E? Esatto. Quindi iniziamo subito, senza indugio. Ed eccoci qui, Jimmy. Spingi, vai. Ricorda che questo qua è pigia tutto. Io Jimmy l'ho sempre adorato come personaggio, quindi. Vai. Lui è incentrato sullo sport, lui. Di stile di giochi, intendo. Vai. Yes. Alla grande. Attenzione qui prendetelo al culmine del salto, cioè al massimo del salto, altrimenti non funziona, altrimenti verrà male il tiro. Ok, qua bisogna fare tipo Pong. Pong, lol. Sono il signore dei giochi, chiamarmi Log. Mi piace. Qua bisogna fare uno squat e basta. Jimmy è abbastanza facile per ora. Esatto, bisogna fare in fretta. Adesso un po'. Ho sempre adorato il tizio che fa sto suono. Ricorda. Su, destra, su. Bene. Così si vede che sei mio fratello. Colpisci. Ecco, questo è abbastanza stupido, vai. Vabbè, un po' tutto in questo gioco. La prima volta che l'ho fatto, sapete che non avevo capito quello che voleva che io facessi. Chi arriva primo, ovviamente. Re delle Olimpiadi. Porgi. Bene. L'ha detto pure lui, pure Jimmy. Tieni il tempo, ok. Qua bisogna andare un po' a tempo qui, però non è troppo difficile. Afferra qua. Bisogna. Questo è abbastanza intuibile, si può dire. Arriva primo. Oddio, mentre sto registrando è un casino però fare questo. Il boss. Questo era un boss anche in WarioWare Inc. originale. Vai. Contro occhi brucianti, Lino Saipol. Questo è un punch out. Cacchio. Concentrati, Fura, e ce la puoi fare. E ora colpo di grazia. Perfetto. Bene. Che dire, bisogna saper apprezzare anche il proprio lato felino. Il tuo prossimo avversario è Mona. Se facessi il pigiatutto, però non sto facendo adesso il pigiatutto, mio caro Jimmy, quindi. 600 monete, bene. Bene, ruotiamo questo affare. Jimmy, vai. Sì, ma non la faremo adesso. Adesso andremo da Ashley e Red, ovviamente. Quindi andiamo. Ci sei riuscita!
Hai finalmente evocato un demone terribile. Va bene, ci penso io a fare da interprete. Sta dicendo che ha molta fame. Come fame? Sto dicendo che è da giorni che non mangia niente. Oh no, dice che è tutta colpa del crudele Conte Vorax. Il Conte Vorax chi è? Ma cosa dici, Ashley? Non conosci il perfido Conte Vorax? È il peggio del peggio. Se decide di mangiare il tuo cibo, il conte se lo mangia e non ci puoi fare niente. Sono giorni che questa povera creatura è a digiuno. Va bene, ti aiuto. Ma sei pazza? Non vorrai mica metterti contro il Conte Vorax? No, 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 non se ne parla proprio. È cattivissimo e forse sputa fuoco. Beh. E va bene, come vuoi tu. Red, trasformati in scopa. Agli ordini. Non ti preoccupare, vado a sconfiggere il Conte Vorax e torno. Tu aspettaci qui, intesi? Tornato presto, eh? Ma allora sai parlare. A quanto pare lo sa fare, mio caro Red. Dunque, Ashley, kawaii waifu, gira tutto, vai. Perfetto. Perfetto, dunque Ashley è un po' difficile, ecco, questo lo posso dire. Diciamo che è il personaggio un po' più emo di questo gioco, ecco, dunque. 7, 6, ecco. Diamante. Sei sicura, Ashley? Io avrei detto, vabbè. Cattura, qua dobbiamo catturare la farfalla. Da piccolo mi allenavo con le api, non con le farfalle, ma... Lasciamo perdere, fai cadere, facciamo cadere il demonietto. Perfetto. Rinchiudi. Ecco, questo c'era pure nella demo. No, non scapperai tu, suino. 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 Sì, mi concentro, Ashley. Dividi. Ecco, questo mi aspetto che fallisco. Appunto. Questo qua non ci riesco mai, raga. Non ci sono mai riuscito. Lo so, Ashley. Bene, primo fail di questo gioco. Questo per adesso è facile, ma più avanti diventerà parecchio infame. Più avanti, non adesso, ma più avanti. Non cadere, no. No, non ci voglio credere. Dio. Vabbè, mi concentro adesso, Ok, grazie orso. Però... Sì. Sto più concentrato che mai, Ashley. Muovi. Pulcino. Corri, ecco, qua bisogna scappare dalla bestia. Uccidi la bestia. Benino. Non sbattere. Ecco, questo bisogna stare attenti, bisogna avere un buon tempismo. Ok, questo non è facile, eh. Ok, Conte Vorax, fatti sotto, anche se ovviamente non ce la dovremmo vedere con lui. Attraversa, dunque. Non ho mai capito cosa c'entrasse questo minigioco con Ashley, però lo dobbiamo fare, quindi sì. Cioè, dobbiamo aiutare un ragazzino e degli struzzi, anzi più ragazzini e più struzzi, ad attraversare l'acqua. Cioè, non chiedetemi che cosa avevano in mente i programmatori, ma questo gioco... La saga WarioWare è sempre stata così e quindi non posso farci niente. Ecco, l'ultimo struzzo, vai. E ora fine. Bene. Perfetto. Più o meno. Eccoci qua. Al Conte Vorax è passato l'appetito. Non è più cattivo. Guarda un po' tu. Esatto, puoi dirlo forte. Niente male, Fura. Comunque penso che il dottor Krygor ti stia aspettando. Non ora però. Però che carina Ashley con quel pupazzetto lì. Sembra un rabbit di... Vabbè, dei rabbits. 600 monete. Vai, quell'oggetto. Ashley. Hey.
Quella ragazza misteriosa avrà un ruolo molto importante in questo gioco, però per adesso andiamo da Catteana. Iniziamo! È qui che si tiene l'esame di ninjologia. Non vedo l'ora. Se passiamo l'esame saremo tutti e due ninja ufficiali. Forse dobbiamo andare da quella ninja lì per iscriverci. Ma quella mica è una ninja. Mai fermarsi alle apparenze. E lei ha aperto una forza inaudita. Che paura! Torno subito. Ecco fatto. Cioè? Mangia. Ha detto che dobbiamo mangiare tutto quello che ci basta. Cosa? Che bello, adoro mangiare. E allora sbrighiamoci. È tortino? Una torta di mele? Pizza? Stupato. E anche il sushi? Che bella griglia! Oh no, dai, andiamo, se no arriviamo tardi all'esame. Sono prontissima. Ovviamente si capisce che sono state fregate, ma a dettagli. Ah no, giusto, questo qua tocca tutto. Giusto, me ne ero scordato, scusate. Però mi piace la loro. Allora, questo qua è abbastanza infame, non so se ci riuscirò. Ok, su, ce l'ho fatta, ok. No, perché se non lo disegnate come lo desidera il gioco, perdete, ed è bruttissimo. Vai, togliamo gli insetti dalla corteccia. Che tecnica. Non ho fatto niente, però ok, quasi. Raccoglili. Qua potete sia tirare i panni che premere le mollette, ma io preferisco premere le mollette a sto punto, si fa prima. Srotola. Qua mi raccomando, non fate, cioè, nel senso, non so se riesco a farvelo vedere. Non fa, tenete premuto sempre quando tornate in su poi. Cioè, volevo dire il 6, ok. Questo qua, ecco, questo qua è un'altra cosa bruttissima. Che forza! Più veloce. Più veloce, let's go. Pa, 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 pa. Allora. Grazie, nonna. Grandioso. Strappa. Questo c'era anche in Smooth Moves, mi sembra, boh. Però era abbastanza famoso. Brucia. Qua dovete conoscere un po' la fisica del mondo per saperlo fare. In fila, ok, piano. Bene. Piano piano questo fatelo, se è la vostra prima volta. Stira. Qua dovete semplicemente togliere la parte sgualcita della gonna. Mi hai spezzato il cuore. Mi sento giù. Non lo perderò, mie care. Comunque, io non capisco una cosa, che poi vi dirò poi a fine serie. Forse. Ma queste due ragazzine, a Catteane, dovrebbero essere gemelle. Eppure però Kat sembra più grande, dice la prova, vabbè, lasciamo perdere. Scusa? Lo so. Oddio. 42, vai. Ho messo la mano sul coso. Boss time. In bocca al lupo. Che boss è? Non ricordo. Ah, oddio, no, me lo ricordo. Aspettate. Allora, fragola qua. Il kiwi qui sotto. Dovete farlo simile. Quando registro ovviamente perdo la concentrazione, quindi... L'arancio va qua. La stellina qui. Poi questo coso che non so bene cosa sia qui. Cioè in realtà so cosa sono. Sono tipo pezzi d'asti, c'è una cosa del genere. Ketchup, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dai, è simile, non puoi negarmelo. Calcolo punteggio. 76 punti, bene. Poi a stomaco pieno. Insomma, adesso siamo ninja a stomaco di ferro di secondo livello. Bello, no? Preparati ad affrontare 9 volte.
Questo però nel prossimo episodio. 600 monete. Catena. Va bene amici miei, spero che questo video di WarioWare vi sia piaciuto. Come dico sempre, iscrivetevi, mettete mi piace, lasciate tanti bei commenti sulla pagina Instagram e Twitch ovviamente, che trovate sotto la descrizione di questo video. Attivate la campanella, condividete i miei video sui social. E noi furbiotti ci rivedremo presto. Yeah.